avvicina una stella. Dove? Ah, questo è per l'anno scorso, Gennaro. Simone, è proprio cattivo. No, i pesci dammeli, li sto portando io. Ce ne ho altro, allora ti lascio tutti. Allora, ce ne ho alzato uno. Walti, Walti, vieni a vedere. Oh, cosa? Se tu rompi questo divano, rimangono i cuscini, ma, e poi spariscono. Io l'ho visto sparire. Guarda. Ma è tutta un'illusione, no, Walti. Sì, Simone, stavo lavorando. No, no. Simone. No, Walti, non è vero. Simone. Sì. Walti. Simone. Walti. Simone, anche qua volano. No, non volano più. Guarda, vieni a vedere, Walti. Vola. No. Il cuscino non esiste, Walti. Non esiste. Non esiste, Walti. Non esiste. Bevi questa. Ecco, io sono sollevato con la forza. Ho sollevato con la forza. Ho sollevato la forza. Ragazzi, l'emote sta ancora andando avanti. Non fermarti, guardi! Non mi sto fermando! Rieccomi. Ma capito ora, leva di Giovanni! Alex è mio! Ah! Va bene, vai! Quello come se si è asceso per menate! A me le va bene, belle camera grossi che puoi saltare in calcio alla musica. Meno male che in se muore di danno da caduta. Ma hanno sparato, ragazzi, c'è qualcuno con le scalibre di me. Che palle! No, non per te, Giovanni, per come siamo atterrati. Alex! Alex! Ah! La prossima safe, ragazzi, è qui, eh! Ma non è possibile! Che è successo? Oh, Simone, Simone, dietro, Simone, dietro! Ma è possibile! Non dovevo andare a finire così! Cioè, guarda! Dai, che brutto! Quella era la nostra moto! Era il momento brum brum! E quello è il problema. No, no! Simone, calma. Beh, legno, potessi rimanere nascosta. Legno, come c***o fai a stare lì nascosta? Legno! Legno! No, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. Legno! Ma che cosa succede? Aspetta, ti prego, fammi venire. Best si muove in te. Dov'è? Dov'è? Ma lei... C'è il massacro, c'è il burla, lei il macchina. Ma che c***o? This is fine. Io non lo so. Passano i Transformers intanto poi. Sì, c'è il delirio, c'è GTA Online, riproduzione perfetta, rievocazione storica.
sai, no, quando fanno le rievocazioni che ne so, della guerra d'indipendenza, ecco, questa è una rievocazione di una partita media di GTA Online. Là davanti si sparano, qua si sparano, si massacrano, c'è il delirio, c'è la criminalità al suo massimo apice, eppure Legno è nascosta lì tranquilla in una macchina verticale su un ponte col camion quello che hanno introdotto per poter far saltare i veicoli lì. Come sulle scale, sul Mogaremo casca quello che ha preso la patente per corrispondenza. Questo è mamma mia, è la battaglia transforma scontro. Vabbè, ma che no, ma no, è stupendo, cioè sembra fatta apposta, sembra che siano messi apposta a combattere davanti, a fare casino, tutto coreografico. Va bene. Ma che cos'è? Un drone a sinistra, un pacchetto di Amazon. Oddio, che armonia. E tutto c'è Simone che sta lì 150 secondi. Sì, ma non ha più importanza. E queste cose succedono ovviamente quando entra Dabby in lobby. Ti hai vinto pure io. No, Legno, no. Oh, aperami. Sono tornate le papere! Bellissimo, c'è pure stretto, sono lento. È oddio. Vero, prima che arrivasse Castello Corallo. Ma ci sono le paperette! Oh! Paura, andiamo a vedere. Là. Che scheletro? Con lo scheletro. Che scivola! Dove cazzo vai? Dove vai? Oscolo! No, sbagliato! No, fatto peggio quanti! Cammina tranquillo. No, sei risvegliato in mezzo alla neve. Mi sparano. Che cavolo. Ci ritorna. Manda i bacini. E poi scivola. Di nuovo. E poi impazzisce. Ma ci ritorna. E però li scivola. E c'è gente, mamma mia. Fai sti danni, veloce. Ma non trovi i tipi? Si è rotto l'armadietto, ragazzi. Che senso? Che fatto, Simone? C'è l'armadietto, ma il background è la casa di Crackshot. Con Jonesy che figo! Cioè. Va bene! Buon Natale! Buon Natale! E felice anno nuovo! C'è Doom! Boh. Doom boy Doom. Ah, il quadro di Crackshot. Ma, Cabella, ma oddio, oddio! Simone, che succede? Simone? Povero Lava, scusa! Questo non è male, eh. Dai, vediamo questo. Non ho interfatto molto, salito meglio. Perché Giorgio sembra strafatto? Ma la parte più bella è proprio Alex che risponde a queste cose. Quello è un video che riguarderei sempre. Peppa ha ricevuto una nuova visita. Che emozione. Cioè, guarda questo che arriva. Uno ti si presenta alla porta così, se che cazzo ti ridi. Uno ti entra a casa e ride. Andatevi a guardare i video di Alex. Sì. No, stanno usando la roba di coso.
sì, ma ah! Che noi abbiamo... Non ho capito. Hai il martello, usiamo. In caso. Vabbè, che sfiga. Ma non l'ho usato. Vabbè, non è. Che succede? Legno? Legno? Dimmi, che succede? Sono dentro una spugna! No, questa qua è la polenta! Vero, siamo dentro una... va bene. Siamo dentro l'intera Bergamo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hai detto la tenuta? Ma dai, ma io l'ho colpito tutto il tempo! Aspetta, voglio prendere i miei bellissimi lingotti. Ma che c***o è successo? Come si fa? Bene. Quanto c***o di danno hai preso? Non scendere. Guardi? Simone? Vieni un attimo qua. C'è Simone, che c'è Simone. Lo vedi anche tu, quello? Che c'è, cosa? Voglio vedere anch'io, vediamo. Quello che sto vedo. Pingando lì in rosso. Come si esce? Che cos'è? Lo vedi anche tu, vero? Sì, non è normale che faccia così. No, probabilmente l'avrà preso con qualcosa col martello. Ah! No, sto poverino era disperato dopo la kill così. E non mi piace. Era fermo. Che cavolo è sto scudino? Stavolta vuoto! Oddio! Vuoto? Era gigante! Aiuto, che paura! Sparalo anche a sinistra. Ciao Qualti, Simone. È uscito Genesi Squalo. Sì. Paride perché io avevo questo Genesi con gli squaletti sulla bandana. L'ho messo da ieri, dalla live. Non ci ho fatto caso che l'ho predictato. Non carica lo shop. È troppo pesante la skin. Eh sì, è uno squalo. Eccolo. Quanto è ignorante. Un biascico senior. Sì. E poi c'è anche il piccone che è biascico junior, giustamente. E poi c'è biascico laser. Con tutti i suoi bambini. Sì. E il padrone degli squali. Ma guarda gli occhietti dello squalo, che carino. Mio. Ma costa 2000, mortacci. Merita. Merita per l'ignoranza. Tu vuoi più bene ad Alex. Vabbè, Alex è stato disponibilissimo. Va bene, mister. Me ne ricorderò. Ah, Simone, vieni, ti faccio un trucco di magia. Oh no, ci risiamo. Arrivo, Qualti. Anche se sento gente con il martello. Ma tutto bene, Simone. Non viene a sbrigarti. Grave. Devi sbrigarti tu. Aspetta che c'è gente che spara direttamente un attimo. Dimmi, Qualti. Io c'ho lo scudo in questo momento. Faccio così. Faccio così. Non no, c'è Alex, più. Aspetta. Arrivo. Addio. Qualti? Simone? Simone! Sì! Cosa? Ma sei troppo notabile, però. Guarda! Ma quello è un parabrezza un po' troppo grosso per il motorino, Qualti. Mamma mia, ma perché ogni volta quando devo fare la storia a questo orario, oh, gli altri giorni mi succede, ma devo fare sempre una cacata pazzesca, porca sempre. Però ho mangiato pasta a questo. No, pasta a questo. Simone, tu hai mai cacato con qualcun altro nella stanza? Mi è capitato più volte. No, non mi è mai capitato. Vabbè, nel senso mi è capitato, vabbè, con mia sorella, un po' più giovani, quando ero piccolo.
Vabbè, parlerò molto piccolo. Perché non ce la facevo più, come mio padre che non fa la doccia, ma io non ce la facevo più, dovevo cacare. Oddio, forse anche in quei casi, però è molto raro. Io mi sono cagato addosso all'asilo, conta comunque, no? No, è bruttissimo quando si è cagato addosso. Però non cagarmi addosso la famosa storia del campestivo a me. Più che altro pisciarmi addosso. Cioè, però, ero quasi arrivato a casa e fuori dalla porta stavo e mi ero pisciato addosso troppo tardi. Cioè, ormai, no, non ce la faccio. Io pianto non perché mi ero pisciato addosso, ma perché proprio il principio che ormai ero fuori dalla porta del cesso e non ci sono arrivato in tempo. Ma che è successo adesso? Ma perché fino a sempre a e quell'altra che è successo adesso? Fai il dito intanto, Simone, per cortesia. Oh, oddio, che è successo? La vaselina di scuola di Simone è scoppiata. Ma che c***o, guarda Ruggine, guarda lui Di corpo. Mi fa la fine, cortesia. Non è possibile! Stavo pure con un grembiulino delle elementari. L'acqua. Aia la faccia! Ragazzi, allora, io sapevo che volevate il server Discord, così come sapevo che volevate il subreddit. Con il subreddit, quando l'abbiamo aperto, non mi aspettavo un tale successo, ma comunque sia non mi sarei aspettato un tale successo addirittura per il server Discord, perché comunque sia tendo a non credere che si ripeteranno certe cose. Ho aperto, ho dato il link del server Discord a tutti voi, vi ho lasciato entrare perché alla fine mi sono deciso a volerlo aprire, e c'è stato il devasto. Questo è un wall text di tutte quante le persone che stanno entrando. Non vi lascio immaginare la chat generale, c'è il delirio, c'è il casino, c'è la guerra già perché hanno i bubi, c'è veramente un dibattito per ogni singola cosa, già stanno nascendo nuovi meme. Gualti è diventato padre almeno 8 volte nel giro di meno di mezz'ora. Non vi lascio neanche immaginare che cosa sta accadendo all'interno di questa chat. Voi siete matti, una delle più belle community che esistono sul web, anzi la più bella community che esista sul web, perché è quello che abbiamo creato e non avrei potuto chiedere di meglio. Vi ringrazio. Madonna, qui che cosa sta succedendo? Sto server è una gabbia dei matti, sta community è una gabbia dei matti. Io penso di non aver mai ricevuto così tante notifiche su Discord in tutta quanta la mia vita, in tutta quanta la mia esistenza. Ho visto Alex che provava a infilarti un cinghiale su per il... Oppure vai a mio occhio direttamente. Porca d***a, come faccio? Sì, vabbè, impossibile. Tutti che hanno sparato nello stesso momento. Il mare non funziona, purtroppo. A cagare. Ma la vittoria è in mezzo all'acqua. In mezzo allo schifo. Bello! Ma bellissimo! Ma una certa hanno messo i pesi sei caviglie e vanno annegato. Simone, guarda il mio personaggio. Guarda il mio personaggio, Simone, aspetta. Ma questa è la telepatia? Sì. No, non è il falco, Simone, lo giuro, è la telepatia. Ma poi guarda il falco che fa avanti e indietro. Tutto allora, ok, mister. No, non è ok. Gualti! Ma che c***o! Ciao, Gualti. Ciao. Sei pronto? Sì. Non ho ancora visto lo shop, ho solo fatto la ricarica. E io devo ricaricare, invece. Ricarica! Ricarico! Ti copro io. È dalla stagione 5 che io ho questo caricamento qui. Finalmente posso ottenere questa skin. Ma guarda, è lordo, è pronto. Madonna, non hanno aggiornato l'immagine dello shop, è gigantesco. Proprio di compralo! È ovvio, ti sto guardando in modo seducente.
gialle, sì. Costume ranger non comune. Le solite descrizioni non aggiornate della stagione 1. Mio! Lui è già mesi romano, post... pre-patch, pre-patch. Medico, medico, medico. Simone? Aiuto! Gualti? Gualti? Tiralo fuori! Gualti! Aspetta! Non riesci a tirare fuori l'uccello, Gualti? È di fatto un uccello che non riesce a tirar fuori! Vedi, legno l'ha tirato fuori l'uccello! Mi sta sfuggendo di mano da qua! Boh, può essere. Sono pochi secondi. Sì. Dov'è il bundle di Jonesy? Sono usciti dei Jonesy però effettivamente. Sono usciti i Jonesy effettivamente. Sono usciti tutti. Oh mamma mia. Quanto costerà però? A me 400 costa. Chi pure ti a me manca? 400. Jonesy il secondo. E beh, ora di shoppartelo a sto punto. Kid Laroi, Assassin's Creed, LeBron James, Air Football, Air Baseball, Uncharted, Dragon Ball, chi più ne ha più ne metta, e Jonesy, ci stanno tutti. Anche Ezio. E gli Yippie anche. Che bundle bellissimo. 4.400 costa. Quanto? 4.400. Ma sarà scontato, per forza. Teoricamente dovrebbe essere scontato, penso, sì. A 2000. Però sarebbe costato 4.400. A me dice costa 800 ma 400. Vabbè, perché Jonesy secondo costa 800. Sì, sì. Ora a me costa 400. Sì, perché a parte vestibilità massima sono tutte quante skin non comuni. Bundle E-Jones. 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 Come i men, solo che sono E-Jones. In questo bundle sarebbe perfetto banane, sì. Mancherebbe, cioè. Ma visto che stanno dando tutta l'attenzione a questa skin, addirittura con la sua sezione dedicata, che è proprio la sezione dedicata al mio canale, devono fare altre skin di Jonesy. Questa non è assolutamente la skin protagonista del gioco. No, no, assolutamente no. Raffigurato ovunque, in tutte quante le icone, è il default per eccellenza, ha la sua sezione dedicata più di tutti quanti gli altri default, però assolutamente non è il protagonista del gioco. No. Mida è il protagonista. Sì, sicuro. Poi c'è Apripista che c'ha il faccione. Sì. Non ti scudi per te, mister, ciao. Sì. Oddio, oddio. Che c'è? Che lo c'è? Vedi, lo vedi anche tu, Gualti? Porco Giuda! Che ribrezzo! Che non trip! Che ribrezzo, cane! Che trip! Arrivo. Tutto. Oddio! Ma che c'è fatto Vegeta qua? Mi fa un ribrezzo, cane! Raga, ma c'è una Vegeta! Via, via, via! Ma non si può nemmeno... Ah! Ah! Raga, non hai rotto, Gualti! Tranquillo, tranquillo, Gualti! È tutto finito! Mi pusha? Sono qua! Le coglione! Mi è arrivato un tavolo in faccia! Mi ha sciattato il tavolo! Ma che cazzo! Mi hanno ucciso con un tavolo! Questo è ancora là sotto, vabbè. Aspetta, aspetta. Ma che cosa? Ma non ha senso! Ma perché l'ha messo lì? Gli ho detto di Simone. Metterlo qua dentro! Simone, vedi questo? Però tipo, allora, vedi? Quello che ti dà le armi esotiche rubate è palesemente per questa... Guardi, guardi, c'è gente qui, hanno lanciato uno scudo. Okay, arrivo, aspetta.
Infatti il nostro bot sta... Cioè sta a prendere pizze. Guarda, 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 c'è il fogliolino lì. Ma quello che ha lanciato lo scudo là, come cazzo è andato? E boh, ma quanto sta a durà? E vedo, sta durando più del solito. Sta durando una marea! Oh, oh, ma è infinito! Scusa, eh! Ah, ma non è possibile, guardi! Simone, perché sta durando? C'è qualcosa che non va! C'è qualcosa di grande tra di noi! Però intanto protegge! Bravo, spara! Spara! Scemo! Oh. A te! A te! Sono qua, sono qua! Ma com'è possibile una cosa del genere? E ancora sta là! Sì, mi ha pure protetto! Bello, tutto rotto! Va a cagare, albero di merda. Guarda che cosa sta succedendo al mio braccio, guarda! Cosa sta succedendo? Non vedo, non vedo niente, Simone, io. Lo vedo io, non ti preoccupare, quello è un nemico. Ecco, armadietto di Creep. Non è la skin di Creep, porca p***a. Eh beh, certo. Ma, cioè, già la skin di Croatomist, ma anche Simon, ma che cosa stai dicendo? No! Chi cacchio è Creep? Ti sembra Creep questo? Io l'ho già vista questa skin, non è Creep! Chi cacchio è Creep? Quella skin lì non è Croatomist, proprio manco per dire. Ma non è un essere umano quella skin che era nel bundle di Croatomist? Pacchetto della... Simone? Dimmi, guardi. Guarda il bot. Cosa sta facendo? Ma lo stai muovendo? Cioè, sento che ti stai muovendo tu. Però tu non stai facendo niente. Cosa succede? Sto divagando. Giannesi soldato. Ah. E il campione! Che bella posa! Sì, che pare che o ti sta per calpestare oppure sta inciampando all'indietro e non sa come reggersi. La seconda, secondo me. Sta... No, secondo me la prima. Lui deve dimostrare la sua superiorità, Simone. Ti deve calpestare. Che fierezza. Finalmente un Genesi FNCS pure con dei colori belli, a parte il cromo. Quei piedi cromati, porco cane. Ha calpestato troppe pozzanghere. Mio, subito. Si vede che è uscito da... Cosa? Aspetta che devo caricare i vibacchi, mi sono dimenticato. Anzi, prendiamo direttamente tutto il bundle a sto punto, che questo qui non tornerà mai più. Esattamente. Ah, e mo se vince? Sì, più o meno. Lasciami sognare, Gualti! Sta dietro, credo sono solo zio. Vai. Come vi ho salvato la porta. Il culo. Ho chiuso pure la porta. Bravo, quanti non stare per aria, coglione. Poi dicono no, Simone, ma tu, rosichi perché usano lanciarazzi. Guarda come lo usano! Non vedo l'ora di farsi esplodere i piedi. Che ritornano sempre. Che cazzo è successo qua? Mamma mia. Gennaro, vieni a vedere. Che è successo? Ragazzi,
Ma? È caduto un pezzo di luna, che è successo? Ma com'è possibile? Qualcuno ha martellato veramente male. Eh vabbè, però sei arrabbiato per martellare così. Bello sto cartello, delle skin che ancora non sono uscite. Oh, andiamo a vedere un po' che c'è nello shop. Ah, sono tornati gli streamer e gli youtuber. Bene, bene. Dov'è Croatomist? Dove? Eppure gli iscritti mi hanno detto che mi sono sbagliato nel mio video. Dov'è Croatomist, che è una streamer italiana? Dove? Non la vedo. Ciao Loserfruit. Non la vedo. Non la vedo. E sono finite le icone, gli streamer. Dove sta Croatomist? Dove? Forse perché la sua skin non esiste! E per la prima volta nella mia vita ho finito le clip finali. Scusate, ma non uscite dal pullman, ma dov'è il coso sfondato in cielo? Sei chiuso. Sparito. Ma sono appena sceso, adesso c'è. Bello. Ok.